Dal 30 maggio al cinema. È proprio il caso di dire il pubblico delle grandi occasioni. Buonasera, benvenuti a Storytellers. Questa sera MTV realizza un desiderio sul quale ha lavorato a lungo, e cioè quello di partecipare alla reunion di una delle band più importanti per la storia di MTV Italia. Ladies and gentlemen, signore e signori, dopo 7 anni di nuovo insieme, Livio, Sergio, Andy, Morgan, i Blu Vertigo Storytellers! Grazie. Ma avete notato che stasera mi sono vestito un po' da Morgan, ma anche un po' da Andy? Sì. Sei un morphing. Esatto. Certo che mi ricordo la prima intervista a Segnali di Fumo. Tu avevi i capelli lunghissimi qui. Eri fighissimo. Allora, parliamo di questo. Noi questa sera vorremmo un po' tracciare una storia, no, dei Blu Vertigo, anche perché poi
quando scenderete da questo palco, questa sera sarete di nuovo una band, quindi vorremmo ricominciare da quando la band si è formata. Voi siete stati sempre importanti nella storia di MTV, anche perché avete suonato per esempio tantissime volte all'MTV Day, avete vinto il Best Italian Act, no? All'Euro Music Awards nel 98 quando sono stati qui a Milano, perché avete capito prima degli altri l'importanza del videoclip all'interno di un percorso artistico. Sì, e forse è una fortuna generazionale di essere capitati, come dire, adolescenti negli anni Ottanta, perché io mi ricordo ancora il 1983, quando si guardava Goldrake e Gigro Bodacciaio, a un certo punto, cioè io avevo 11 anni, no? Compare Video Music, e insieme a Video Music tutta l'invasione britannica, che veniva chiamata British Invasion, poi ho scoperto dopo che la vera British Invasion erano gli anni 60, erano i Beatles, ma quella è stata una seconda British Invasion. Una seconda ondata. E stiamo parlando di videoclip, il primo video che io ho visto, per quello che mi ha rubato il cuore, è stato Planet Earth dei Duran Duran, cioè quindi praticamente quell'epoca là, cioè poi mi ricordo Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper, poi Owner of a Lonely Heart degli Yes, cioè era un periodo dove c'era la scoperta, no? E per me quello ha sostituito il cartone animato immediatamente, cioè io anziché ho fatto il passaggio dalla fase infantile a quella adolescenziale in quel momento, e quindi ho cominciato a voler fare quello nella vita, cioè. Ma Milano com'era in quegli anni della vostra formazione? Sto parlando 92-93, perché poi Acidi e Basi cos'era? 1995, appunto, il periodo di quella prima intervista. No, Milano non lo sappiamo, perché io ero di Muggio, lui di Monza, lui di Nova Milanese, lui di Brescia. Ovviamente intendo la provincia. No, però lei si riferiva agli anni 90, parlo con metà anni 90. Perché ho capito già l'andazzo della serata. Metà anni 90. Un più a Milano più era un fermento di un sacco di rock. Ah, era bellissimo. E siamo anche diventati capelloni per adeguarci a quel tipo di mood. Era anche bello essere capelloni. Senza rinunciare mai alla matita sotto gli occhi. Sotto. Però c'era un sacco di musica. Sotto, solo sotto. Poi negli anni l'ho messa anche sopra. Però il primo nome che avevate un po' dal tuo cognome, Smoking Cox, poi insomma... Ci siamo dimenticati subito del misunderstand, quindi esatto. Abbiamo cercato di evitare. Non lo sapevate che si chiamavano così? Ma ti ringrazio così. Per la citazione. Ecco. Mi noi volevamo tradurre Fumagalli ed è venuto fuori Smoking Cox, no? Però poi abbiamo capito che esattamente come in Inghilterra cock vuol dire gallo, ma anche un'altra cosa, in Italia lo facciamo con uccello, che vuol dire quello, è vero. Vuole anche dire un'altra cosa. Erano Smoking comunque Cox, gli anni... quindi sono quelle cose... fumanti. Erano comunque gli anni Ottanta, dove si guardava Video Music e un po', con un po' di inconsapevolezza non si sapevano bene i dettagli in inglese. Però i discografici erano interessati al progetto, però snobbavano un po', voglio dire, storcevano il naso di fronte a Smoking Cox. Smoking Cox non so come era improponibile, ma... come nome per un progetto. Non ho però mai noi capito abbiamo... perché. Allora, in realtà Smoking Cox sono un'epoca importante, perché lì abbiamo incontrato Sergio. Cioè, noi abbiamo fatto un concorso in una discoteca che si chiamava L'Incantesimo, no? Io quando sono entrato all'Incantesimo, praticamente il pomeriggio per fare il soundcheck, c'era un ragazzo che suonava il basso appoggiato così in modo un po' lascivo, no? Così appoggiato. Suonava benissimo, ho detto, cacchio, un bassista della Madonna. E io ho detto, ciao, ma come suoni bene il basso? Fa, in realtà è mio fratello il bassista, io sono un batterista. Ed era lui. D'amore, io disimparo ad odiare. In fondo, se perdi il controllo, non fai niente di male. Io ricerco lo scontro, ma conosco la pace. Pensi a quello che farai o quello che smetterai di fare. La pioggia, le feste, il dottore, l'alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto, costruire una capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, il prete, gli sposi, la marijuana, fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Domande a risposte che non avete affatto. Fai una cosa poi non sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Se non sbaglio stamattina era il 1904. Sfide, le vacanze, lo stato, la frutta, i soldi, mangiarsi le unghie, gli amici imborghesiti,
sadomaso, l'erba, voglio cibo giapponese, i dischi, capire, battiato, film d'orrore, le case chiuse, fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Speciali, la polizia, travestirsi, la censura, l'oppio, la religione, il lego, l'assenzio. Spogliando magari dei pezzi dal proprio arrangiamento, rimane a volte una sostanza che magari è stata sostituita durante le tournée da quello che è poi l'elemento live che abbiamo avuto fino adesso. Invece riscopri il cuore di un pezzo che può essere anche forse non più interessante, come posso dire, una novità, quasi una novità. Gli anni 80 ci stanno a cuore innanzitutto perché li abbiamo vissuti in prima persona, perché siamo cresciuti in quell'epoca, e poi perché è da un po' di anni che in qualche modo si criminalizzano, si demonizzano. Allora noi vogliamo un po' risollevarne le sorti, facendo capire che non era stato tutto fumo quello che è stato fatto negli anni 80, ma anzi.
più parlare. Troppe emozioni rendono insensibili, troppe emozioni rendono impassibili. Io vorrei che il pubblico non pensasse, perché soltanto nello svuotamento totale si può di nuovo costruire un'idea. Perché se pensa al pubblico vuol dire che è preconcetto. Invece non pensiamo né noi né il pubblico. Lasciamo che questa sera sia dedicata al delirio più che al pensiero. Andy, me lo dici come è arrivato Livio qui? Livio, se no non ci passa più. È arrivato di default, perché Pancaldi non aveva voglia di venire in tournée. La vita da furgone, la vita anche un po' rock and roll, perché nonostante il trucco siamo sempre stati molto rock and roll, non gli piaceva. Sì, lui era un po' fighetto, me lo ricordo, un po' rigidino, no? Una parolaccia. Più che altro diciamo che si metteva i guanti per smontare i cavi, basta dire solo questo. No, lo so, è un... Che è un suo punto di vista sulla tecnologia, diciamo. Sì, e se gli calpesti i cavi va fuori di testa. Sì, una volta noi eravamo a Busto Arsizio a fare un concerto, una formazione con Pancaldi, un tecnico del suono camminava, per sbaglio ha schiacciato un suo cavo, perché gli ha smesso di suonare, e io a un certo punto ho detto, ma perché non c'è più la chitarra? Peggio. Ha preso un cavo e gli ha fatto volare la pedaliera. Vabbè, ma capita, perché quello è passato in realtà, il cavo, allora cioè la pedaliera ha fatto un saltino. Beh, Pancaldi ha staccato, ha messo i guanti, ha chiuso la custodia ed è andato via. Cioè, senza neanche... Cioè, no, però a parte tutto, grandissimo chitarrista, ragazzi, e persona grazie, speciale, esatto. Non è che siamo qui che a parlare solo di quello. È stato fondamentale. Lo salutiamo, è stato fondamentale nella storia del Bluvertigo. Ma noi lo trattiamo facciamo da amico. Facciamo un applauso qual è? Per Pancaldi. Pancaldi. No, perché poi è stato difficile. Siccome Pancaldi era un chitarrista che aveva dato un apporto fondamentale al sound del gruppo, perché il primo album fondamentalmente ha una presenza molto, molto forte della chitarra, soprattutto di una certa visione di chitarra così atonale, una chitarra che fa di tutto tranne le note previste dalla tonalità del brano. Quindi cioè questa cosa fu difficile da far comprendere anche ai fonici. Non so, per esempio qui in sala abbiamo Maurizio Camagna, il fonico che ha mixato il disco nostro Acidi e Basi, e lui ogni tanto dice, questa chitarra è di questo pezzo o è dell'altro pezzo? Cioè nel senso non c'entrava niente, però era interessante in qualche modo, molto interessante. Allora Livio quando è arrivato doveva comunque confrontarsi con un ruolo una cosa musicale leggera, forte, diciamo. Subentrare a Pancaldi è stato ed è stato spiega tu cos'è stato, perché penso che è stato abbastanza difficile. Anzi, cioè, dicelo comunque. Una volta tanto, diciamo, perché sta diventando come stato? Voglio saperlo più volete che altro. Sapere come sì. Stato. Ma no, vabbè, all'inizio ho pensato che mi avessero scelto perché a detta di Marco ero bello, per cui ho detto ok, quindi bello. Ma guarda che non sono Simona Ventura. Beh, questa è però la tua dichiarazione. No, poi mi sono dovuto scontrare con alcune cose veramente complicate, tipo cambiare 72 suoni contemporaneamente, nel frattempo suonare delle parti particolari e continuare a schiacciare bottoni. Il tutto, tra l'altro, in 2 settimane prima che partissimo per la data di ancora di Acidi e Basi. No, però Livio, adesso a onor del vero, io non ti ho scelto perché sei bello. Ma perché aveva la Stenberger. No, ma anche bello. Ma la cosa musicalmente fondamentale era che eri l'unico chitarrista che avevo trovato che riusciva, esattamente come Pancaldi, a essere, no, molto più di Pancaldi, la giusta via di mezzo tra il chitarrismo tecnologico, quello per dire di Robert Fripp, e il chitarrismo sanguigno, blues, pentatonico di Jimi Hendrix. L'incontro esatto delle due cose è Adrian Belew. Ah, ecco. Che è Livio era uno dei pochi chitarristi, l'unico che ho trovato in quel momento. Quindi l'applauso va a Adrian Belew o a Livio? No, va Adrian Belew, perché io cercavo un chitarrista che potesse avere la mentalità tecnologica ma che non perdesse quel gusto di suonarsela. Ogni qualvolta mi intrometto in argomenti o in un gruppo di persone attenti.
Il piacere vero è quello di rifare dei pezzi che non facevamo da anni e risentirli anche in maniera diversa. Comunque ce li hai in testa ma non ti ricordi esattamente tutto e quindi li risuoni un po' come ti senti. È anche bello ogni tanto non ricordarsi, cioè quelle zone d'ombra che sono e il tempo anche che passa, secondo me vanno valorizzate e considerate come forse uno dei nostri maestri, che è Brian Eno, ci insegnerebbe: onora il tuo errore come un'intenzione nascosta, no? Ora due domande, sì, sulle quali cambiarmi la camicia perché il pizzo Cambiti. Fa caldo. Va bene, ti aspettiamo se vuoi. Ti aspettiamo. Sì, grazie. Allora, avete detto durante un'intervista questa frase che mi sono annotata perché comunque trovavo che forse per questo molto, che è andato a cambiare la camicia. Probabilmente, fosse molto rappresentativa del vostro mondo. Voi parlate di polifunzionalità anziché multimedialità. E dite, l'arte per noi, già qui avete capito chi può averlo detto. Mi sembra tua la frase, no? Sergio, conoscendo il tipo. Sparisci, va. L'arte per noi non si limita alla musica e ai dischi, ma tratta qualsiasi tipo di contaminazione in tutti gli ambiti, dallo sport al cinema, dalla letteratura alla cultura. Cerchiamo stimoli da più direzioni, cerchiamo di stimolare più direzioni. Che è bello, e in qualche modo, se era il caso di citare una frase, questa mi sembra che appieno poi puoi scrivere accanto Blu Vertigo, quindi... Sì, è una blu vertigheria. Curiosando, abbiamo sempre messo in atto un aspetto polivalente dell'espressione, almeno... Non sono io che ho formulato il pensiero che prima mai letto, ma lo vivo sulla mia pelle. E a volte è anche scomodo, nel senso che nel caso dell'arte pittorica, nell'arte figurativa, per un gallerista molto spesso il dubbio se quello fa il musicista o l'artista. Cioè, in Italia c'è molta settorializzazione, invece io sono assolutamente per l'elasticità. Anzi, elasticizzandosi ci si esprime meglio. Anche dopo questo percorso, per me questa sera è una novità bellissima, ho scoperto certo. Delle cose anche all'interno dei suoni di Blu Vertigo certo. Che non avevo mai visto, e grazie a questa elasticità che succede. Beh sì, poi polifunzionalità è corretto più che multimedialità, nel senso che alla fine, anche se arte, secondo me è una parola sempre abbastanza, come posso dire, utilizzata con troppa leggerezza, però l'idea... Faticosa che diceva Andy è vero. Cioè l'idea di non limitarsi a un solo campo, ma di essere influenzati reciprocamente, anzi, cioè, a volte io ricordo serate in cui abbiamo parlato di possibili videoclip e non di musica, o abbiamo visto insieme film, cioè, abbiamo fatto tutto questo tipo di percorso che è polifunzionale, cioè non è multimediale, non è una questione di applicazioni, ma è una questione di concetti. Assolutamente. No, vabbè, ma sei un personaggio, capito? E questa tiene fresco. Ma non te la puoi permettere più una camicia così. Chi l'ha detto? Se lo dici tu. Il fisico da giocatore di bocce ce l'ho sempre avuto, non è che un giorno. Marco. È bella fresca questa. Dunque, ho sentito adesso, quello che dicevi. No, era interessante. Però ripetilo pure perché non ho sentito. No, non lo ripeto affatto. Invece un'altra cosa con te, le canzoni. Ora il contesto è non cantautorale, con melodie orecchiabili, però tutt'altro che banali, citazioni colte. Ci sono delle immagini, siete molto immaginifici quando scrivete, comunque ci sono queste immagini, continui rimandi, anche un po' forse surrealisti, Battiato insomma è stato importante. Io voglio sapere come nasce una canzone del Blu Vertigo. Ma in vari modi, non c'è una tecnica precisa, cioè non è che c'è un metodo che si segue sempre, perché qui se c'è una cosa da imparare è l'antischematicità, cioè sia nel risultato ma nel metodo con cui che utilizzo per arrivare a questo risultato. Quindi diciamo che non vi è un procedimento così meccanico che tale per cui il risultato sia garantito. Ogni volta si segue una strada che è quella momentanea, che è quella di un innamoramento momentaneo e anche di una pratica momentanea. Cioè, se a un certo punto io voglio usare un determinato software, quello sarà l'origine del mio brano, perché magari è un software che ha determinati suoni, mettiamo belli da un punto di vista dei fiati, riproduce fedelmente il fiato, allora io parto a fare un arrangiamento di corni e lì viene fuori il pezzo. Poi però a un certo punto trovo le operette morali che riscopro dopo le scuole medie, le leggo e dico, beh, Leopardi però forse va citato, e parto da una frase di Leopardi quando dice che la natura è molto cattiva, e allora io parto a fare una canzone da lì e poi magari torno giù nell'Ade
e sento quell'arrangiamento di fiati e dico, però quel pezzo là che è iniziato da Leopardi forse sta bene con quell'arrangiamento di fiati e diventa una canzone. È tutto a caso. Che dici, non pensi neanche, se sei nervoso è solo perché vivi in città, percorsi esistenziali, Monza, Milano, e se prendi il Concorde arrivi prima di partire, soddisfatto d'esserti anticipato, psicodramma oppure psicoreato, poter migliorare peggiorando, la notte serve a scrivere i romanzi. Mi dispiace essere un mio sogno erotico, se l'uno è verità, il due è la materia, il tre è tutto ciò che senso ha. Il cattivo tenente si trova da blockbuster, chi fa film di questo tipo si descrive e inventa tutto, c'è chi muore per quello che fa, chi ogni tanto si concede di non essere bravo, di toccare e incarnarsi. Io è un altro. Lo zero non esiste, niente è nulla, tutto è mio. La soluzione non ha. Storytellers si rifà alla tradizione del cantautore, dei cantautori, dei menestrelli, dei musici, però Milano, che noi siamo milanesi, è una città che è stata fondamentalmente costruita da Leonardo da Vinci ed è stato addirittura chiamato da Ludovico il Moro come cantautore, perché in effetti era un'epoca quella in cui, Leonardo lo sapeva bene, le materie erano un po' tutte messe insieme, cioè Blu Vertigo è un'idea che non è soltanto musicale, è anche un fatto visivo. La questione è l'interesse nelle cose. Il messaggio è conservare bottiglie vuote. La questione è l'interesse nelle cose. Z-E-R-O. Il messaggio è conservare bottiglie vuote. Noi stiamo cercando di fare un'operazione, una specie di clonazione dei nostri lineamenti in modo tale da costruire un personaggio che si modifica continuamente, quindi è un personaggio dalle mille facce, dalle mille personalità, ed è un po' una metafora di quello che i Blu Vertigo sono, cioè di tutte le sfaccettature che hanno. Mettendosi gli occhiali ha fatto distinzione tra gli esseri animali, quelli vegetali. In terza media scopro che i regni sono cinque, fatti a loro volta
da generi molto diversi tra loro. Se non esistessero i fiori, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarli? In altre zone di questo universo è facile da realizzare. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistano altre forme. Limitante, se non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe, riusciresti a immaginarle? Le stelle che riesco a vedere sono una piccola percentuale. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Per quanto riguarda la tradizione del cantautorato, devo dire che c'è stata una grande influenza della musica inglese d'autore, in qualche modo, che forse parte con i Beatles, passa attraverso Bowie e diventa la new wave interessante, diciamo, perché comunque tutti i cantanti new wave, Robert Smith, Peter Murphy, cioè sono degli autori, quindi hanno sempre costruito dei testi anche molto interessanti. E poi c'è stato quel periodo delle collaborazioni, no? Disco Labirinto, mi ricordo la presentazione, quel singolo con i Subsonica. Beh, quello periodo lì fu veramente un giro sulla giostra per tutti noi, cioè, e quindi si facevano tantissime cose contemporaneamente, cioè c'era stato allora Mauro Pagani, ad esempio, è stata una figura fondamentale, i Subsonica, Alice, Antonella Ruggero, Battiato, cioè circuitavano intorno a questo fenomeno Blu Vertigo, diciamo, parecchie personalità dell'ambito della musica, ma tutti che a noi piacevano, cioè che ci avevano, oltre a essere stati dei nostri maestri, anche la stima arrivava anche da parte loro, e quindi è per quello che nasceva la collaborazione, a parte Subsonica, che sono i nostri, diciamo, compagni di banco, no? Per cui lì è stata una collaborazione più tra simili, negli altri casi era proprio un, come dire, l'onore di conoscere uno che ti è sempre piaciuto tantissimo, che però ti dice: guarda, mi piace quello che fai, e quella è la collaborazione, cioè quando ci si piace, sono innamoramenti. Me lo racconti però come, quando è stata la prima volta che hai avuto tra le mani la voce del padrone? Ah beh, avevo, penso, ero piccolissimo, e quando è uscito, perché l'aveva comprato mio padre in musicassetta da un marocchino, quindi era già pirata, e praticamente cominciò ad ascoltarlo in macchina nella Ford Capri Amaranto, in sedili, con i sedili in pelle bianca, e si ascoltava questo disco, che io quindi ho ascoltato non solo quando ero sveglio, anche quando dormivo, per quello che l'ho appreso molto bene, certo. Perché entra in notogeno, 7 canzoni, una più bella dell'altra, e funziona per me, quindi la tecnica del sonno, come faceva Celentano in un famoso film, totalmente,
è così che adesso io mi imparo tutto. Questi testi che ho scritto, che sto dicendo adesso, no? I dialoghi che abbiamo inventato, li ho imparati stanotte, nel sonno. Siccome siamo quasi alla fine... no, non è che, cioè saremo ragazzi, qui, fa un caldo pazzesco, siamo qui da due ore. Però sai che vecchi, sono andati in mezzo al pubblico, c'è un'atmosfera fighissima stasera. Ma perché quello che non si sa dei Blu Vertigo è che in realtà noi siamo, come si può dire, un po' deliranti cazzeggianti. Cioè, chi loro lo sanno, perché tutti loro sono stati già ai nostri concerti, c'è il delirio, l'improvvisazione, cioè è il contrario di quello che è già stato ordinato e deciso a priori. Infatti fino ai massimi livelli. Ai massimi livelli della destabilizzazione totale, cioè se noi abbiamo, come dire, paura nel fare le cose, secondo me comincia paura di sbagliare. C'è una verità in ciò che facciamo. Non è che la gente poi vede sempre la stessa cosa, sempre la stessa scaletta, sempre le stesse parole, sempre la stessa esecuzione, ma addirittura il pezzo cambia. E loro ogni tanto magari anche un po' pensano che io esagero, giustamente. No, perché? No, perché... Ma ci mancherebbe. Io voglio dire questo, a un certo punto voi avete deciso di sciogliervi. Come non è vero? Mai. Allora, posso una cosa si congela, non si scioglie. Ok, allora si può sapere com'è andata, perché questi 7 anni di congelamento? Per ibernarci, come gruppo, metaforicamente. Allora, per tornare in forma, no? Comunque è servito un sacco tutto questo. Realmente. Oh, finalmente sacco. Sergio, signore e signori, no, scusate un attimo, ha preso la parola. Avevo un problema tecnico, mi sono distratto. No, dico, è servito molto, almeno per quanto mi riguarda, il fatto che poi ho seguito Marco in questa strada che lui ha preso, insomma, da solista. Quindi anch'io ho avuto la possibilità di lavorare con lui in maniera completamente diversa, perché era un progetto completamente diverso. Un po' schizofrenico lo sono, quindi non è difficile per me fare due cose molto diverse. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi nell'aria ogni volta che mi sento solo. So che rimarrò distante per un po', quindi rimarrò altrettanto distante. No, i Krebs, ragazzi. Quando inizia una crisi è un po' tutto concesso, quasi come a carnevale. Quando è in corso una crisi dimentico tutto e posso farmi perdonare. So che rimarrò un po' assente da scuola. Forse non andrei nemmeno al lavoro. Credevo persi. Cosa penso di me? Cosa voglio da te? Dove sono? Cosa sono e perché? Ho sospetto che non sia un buon esempio. Camminare 1,5 metri da terra. Una crisi è tutt'altro che folle, un eccesso di lucidità. Sta finendo la crisi ogni volta che passa una crisi, resta qualche traccia. Infatti ultimamente rido per niente e non mi nascondo più facilmente. E malgrado sempre male, ora, tutto questo andrà su un disco, quindi noi vogliamo sapere questo, visto che siamo in chiusura. Sì. Quindi da domani che cosa succederà? Un tour, nuove canzoni, no? Chi lo sa, no, un tour sicuramente quest'estate. Altro che. E poi un disco nuovo, un album nuovo. Perché abbiamo voglia di fare un po' di musica strana. Bene. E allora grazie ad Andrea Fumagalli, in arte Andy. Grazie mille. Livio Mannini, in arte Livio. Detto Livio.
Sergio Carnevale, detto Sergio, e Marco Castoldi, detto Morgan. Questa puntata di Storytellers finisce qui. Grazie, buona serata. Ciao. Forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole. È necessario far credere di fare del bene, è necessario donare le rose. Ripeto, bisogna sempre per forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole. È necessario far credere di fare del bene, è necessario alle feste donare le rose. Beh, io sinceramente provo anche odio, la mia regina che reclama per il frastuono futuro odio. Questa è una canzone sull'odio, un sentimento umano e duraturo. Quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio. Sinceramente ne sono fiero, odio, forse ora un po' sincero. Odio, ed è scomodo parlare, odio, poi sempre ad essere degli stronzi. Odio, è veramente un paradosso, odio, forse è meglio rinunciare. Odio, ma esige le sue ansie. E provo tutti i sentimenti, odio, oltre ad amare e tollerare, odio, quando mi portano ad odiare. Farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore. È necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare. Bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore. È necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare. Beh, odio, clamo, per il frastuono che procuro, odio. Questa è una canzone sull'odio, ho sentimento umano e duraturo. Quando sono esasperato, non mi sento esagerato. Sinceramente ne sono fiero, forse ora un po' troppo sincero. Odio, è scomodo parlare, odio, poi sembri ad essere degli stronzi. Odio, è veramente un paradosso, odio, forse è meglio lascia stare. Odio, ma sì, e tutti gli altri. Odio, e provo molti sentimenti. Odio, oltre ad amare e tollerare. Odio, quando mi portano ad odiare. Assunto.